Siamo a Luogosano, nella media valle del Calore, a circa 390 metri sul livello del mare. Sorta in epoca romana, come attesterebbe il ritrovamento di alcune lastre con iscrizioni latine, il borgo è un grappolo di basse costruzioni circondato da vigneti ed uliveti. L'ottima posizione geografica, infatti, ha reso l'agricoltura la naturale vocazione di questo lembo di territorio irpino. Luogosano rientra nella zona di coltivazione delle uve destinate alla produzione di vini DOC e nell'area che comprende i 38 comuni dell'Ufite e della Media Valle del Calore dedicati alla cultivar dell'aravece, riconosciuta marchio DOP. Luogosano è veramente il cuore dell'Irpinia. Tre motivi per venirci è perché qui siamo nel cuore dell'Irpinia e abbiamo in maniera concentrata tutto quello che c'è di buono in Irpinia, un paesaggio importante, una natura selvaggia ma allo stesso tempo anche armonica, importante, ricettiva, e poi perché c'è una salubrità straordinaria e qui si può godere effettivamente di quello che noi sempre diciamo che è la caratteristica dei nostri paesi, cioè la bellezza. Luogosano è terra di vigneti e di uliveti, ma anche di tradizioni. Riescono a creare sviluppo per la comunità rurale? Luogosano è terra di vigneti, certamente, soprattutto negli ultimi 10 anni, 15 anni, che questa tipologia, la viticoltura e l'enologia effettivamente si sta evolvendo in maniera forte, in sinergia anche con la presenza di frutteti e poi anche di oliveti, quindi queste tre componenti fondamentali di per sé creano sviluppo, ma lo sviluppo è possibile se a fianco di questi tre elementi fondamentali esista una organizzazione di servizi che possa rendere effettivamente ricettive, possano rendere ricettive le persone o i turisti che intendono venire qui e godere di queste bellezze. Dobbiamo incrementare assolutamente la possibilità della stanzialità del turista, cioè dobbiamo lavorare molto sull'albergo diffuso e potenziare quanto più possibile, naturalmente dentro questa prospettiva, le strutture che già comunque esistono, che sono abbastanza notevoli. Quanto è importante la collaborazione tra gli altri borghi con i quali voi condividete il territorio? La collaborazione da questa prospettiva è molto importante, tant'è vero che stiamo già attivando l'Unione dei Comuni assieme a Taurasi, Sant'Angelo Allesca, Fontana Rosa, Paternopoli e Mirabella, perfettamente coscienti che è dentro questo circuito, mettendo insieme tutte le nostre istituzioni, le nostre forze, che possiamo effettivamente rendere a questo territorio un servizio tale da proiettarlo anche nella dimensione di un turismo più importante, insomma, e di una capacità ricettiva che magari solo sul Luogosano non è sufficiente, però estesa a questi cinque territori diventa molto più interessante e fattivo. Alle coltivazioni agricole, oggi tradotte in consolidate attività imprenditoriali, si intrecciano le tradizioni tramandate con passione ed entusiasmo ancora vivi. Un bagaglio di potenzialità che ben integrate possono determinare crescita e sviluppo per il territorio e la comunità che vi risiede. A dicembre c'è la tradizione dei fuochi allavorati, nel periodo pasquale quello della Via Crucis. Quanto è importante valorizzare una tradizione e ha senso valorizzare le tradizioni? È importantissimo perché tutto lo sviluppo possibile, quando noi parliamo di cultura, tutto questo si può fare, ma solo se teniamo conto di ciò che noi siamo stati e di ciò che noi siamo nella prospettiva di ciò che vorremmo essere. Se riusciamo a collegare il senso della la cultura della tradizione con la capacità del presente proiettato nel futuro e mettendo insieme questi tre elementi fondamentali, la tradizione diventa il luogo, lo spazio, la cultura fondamentale della nostra identità. Noi dobbiamo salvaguardare le tradizioni, il che non significa tenerle morte, cioè ricordarle solo perché dobbiamo, ma vivificarle e inserendoci su questo vecchio, tra virgolette, tutte le potenzialità del nuovo che andiamo a costruire. Perfetto.